Un capistrello extra lusso cerca di allungare la striscia di imbattibilità che ha fruttato 10 punti nelle ultime 4 uscite. Di contro l'angolana, ancora fresco nella cesta, uno scalpo niente male che dà fiducia e consapevolezza. Premesse per un incontro che parte discretamente per gli ospiti che al sesto si propongono con Ruggeri dalla distanza che costringe Di Girolamo a uno strano ma efficace bagger per rispondere. Il capistrello è privo di Deramo, Edoardo De Messa, Aquino e Gauna, praticamente tutta la prima linea, ciò nonostante vende cara la pelle sin da subito e al decimo De Rocis scalda le mani al giovanissimo Puddu che blocca e vanifica la sortita granata. Ma poco può tre minuti più tardi, quando lo stesso De Rocis si sgancia bene sulla fascia, arriva a tu per tu con l'estremo ospite e Franchi in bello stile perfeziona regalando il vantaggio ai marsicani. Angolana che accusa ma prova ad aggrapparsi all'esperienza di Miani che al sedicesimo svetta ma trova attento Di Girolamo che disinnesca. Fasi seguenti di gioco frammentato e così tocca di nuovo a De Rocis al 35esimo suonare la sveglia alla partita. È insidiosa la conclusione dal limite con rimbalzo, ma Puddu si salva e rinvia la resa dei conti al secondo tempo che inizia con una percussione corposa di marca granata e prima Fantauzzi, poi De Rocis hanno modo di far correre più di un brivido sulle schiene ospiti. Angolana salva per un pelo al quinto e anche al sesto quando Franchi si gira su una moneta da un euro ma non trova lo specchio per centimetri. Gli angolani non si scuotono, il cronometro corre che è una meraviglia per i valentini e al 31esimo recriminano per una rete annullata a Brusca e che qualche dubbio lo lascia. Capistrello sempre pimpante e Daniele Di Girolamo anche di più e al 36esimo solo il palo può tappare le ali al laterale rovetano che però al 38esimo si prende la rivincita con gli interessi e su cross del giovanissimo Luca De Meis non lascia scampo ad un incolpevole Puddu. 2-0 e match chiuso e per i Granata si materializza la quarta vittoria nelle ultime 5 partite, un dato che parla da solo. Mister Rachini, la testa è rimasta alla partita con l'Aquila o cosa? Ma per me alla fine andiamo a casa con un 2-0, secondo me che per quanto ho visto in campo non c'è stato, insomma nel primo tempo abbiamo preso gol l'unica occasione fatta al capistrello, noi comunque siamo arrivati parecchie volte con le combinazioni e messo palloni in area che poi però per una volta non siamo riusciti a mettere dentro, una volta abbiamo tirato fuori, una volta è stato bravo il portiere, poi ripeto nel secondo tempo è stata più una partita spezzettata, si è giocato poco e quindi ha favorito il gioco del capistrello, però ripeto sapevamo di affrontare una squadra che in casa era una squadra che ha fatto le sue fortune, quindi sapevamo della difficoltà della partita. Noi dobbiamo migliorare secondo me dal punto di vista della cattiveria, quello che continua a battere dall'inizio della stagione, perché come gioco le squadre a noi non ci sono superiori, però poi le partite quando si incanalano in questo modo poi devi lottare e fare la guerra purtroppo e oggi noi non è che non abbiamo fatto la guerra, però abbiamo giocato più dal punto di vista tecnico e un po' meno dal punto di vista agonistico. Siamo a un momento positivo, merito di ragazzi che si applicano molto bene durante la settimana e soprattutto durante la partita, una squadra dedita al sacrificio, ragazzi fantastici, anche oggi eravamo molto rimaneggiati perché all'ultimo purtroppo abbiamo perso anche Edoardo De Messi. Guardiamo per un lutto familiare. Infatti noi vogliamo dedicare questa vittoria alla famiglia De Messi, sia al padre che ai ragazzi, gli siamo vicini, purtroppo questo Covid è così, ci sta un po' segnando tutti quanti. Sì, dicevo, la squadra ha risposto bene, veniamo da questo momento positivo e sono contento così. Gianluca, allora, va detta un'altra cosa, tu hai parlato dell'assenza di Edoardo, assenti entrambi gli attaccanti titolari, assente Deramo, insomma è un capistrello extra lusso che inizia ad allargare anche la propria base a una panchina che torna utile, utilissima. Sì, torna utile, abbiamo tutti questi ragazzi che sono bravi, che quando vengono chiamati in causa rispondono sempre presente, sono contento, si lavora bene durante la settimana e vedo che vanno bene anche con la Juniors perché sono pure primi in classifica con la Juniors, non dimentichiamo, siamo contenti del lavoro che stiamo facendo, la società ce l'aveva chiesto all'inizio dell'anno, quindi di fare un mix tra queste persone più anziane e questi giovani, stiamo facendo crescere, speriamo di continuare così.
Mister, l'episodio dell'espulsione non ci è rimasto molto chiaro, ci puoi spiegare cosa è successo? La tua espulsione. Beh, io penso, a me non mi ha spiegato niente, penso che sia dovuto al fatto che mi hanno detto che ero entrato in campo, ma io sono entrato in campo perché al gol annullato a Brusca ho esultato, per l'esultanza siamo venuti tutti, tutta la panchina è entrata in campo e l'arbitro mi ha mandato via a me. Non so, dice che il regolamento è questo, vabbè, se è così ho sbagliato, prendo atto.